Sarà un caso, ma nel gol del vantaggio interista c'è la firma di tutto il tridente. Carbone avvia l'azione, Ganz costringe Battistini ad una parata difettosa, Branca è pronto a ribadire in rete. Hodgson sul nuovo centravanti. E poco dopo l'altro cin cin nerazzurro con lo stesso Branca, sollecitato stavolta da Bergomi, capitano tuttofare, e da Ganz. Insomma, la partita è finita, si direbbe. Sul cross dalla bandierina, niente fiori, ma opere di bene per l'Inter ed è davvero un bel Natale nerazzurro. E così Lanna e Carboni lasciano andare Zanetti, che ne approfitta per servire Branca, che di testa insacca l'1-0. Che con un gioco acrobatico riesce a dare la palla del 2-0 per Branca. 2-0 e la Roma è KO, sorride in tribuna il presidente dell'Inter Moratti. E così arriva anche la terza rete ispirata da Carbone e realizzata da Branca al 22esimo. E il quarto gol che arriva su angolo di Carlos per Branca. 4-0 e per Branca sono 11 le reti segnate in campionato. E al 14esimo lo stesso Branca, servito da Pistone, mette a segno il 12esimo gol in campionato. All'ottavo l'Inter è già in gol. Punizione ben calibrata di Ganz. Branca è sulla traiettoria, la sua deviazione è impercettibile, ma c'è. 1-0 per l'Inter. E d'altra parte, se l'Inter conquista la quinta vittoria consecutiva, vuol dire che è in buona salute. In questo contesto basta una distrazione iniziale dei rossoneri, Branca la butta dentro e i giochi sono fatti. Che in precedenza era stato ammonito e salterà la prossima gara, a segnare a porta vuota il 4-2 per l'Inter, ma Hodgson recrimina e Simoni è contento. E Inter significa ancora Marco Branca, sempre di testa, 3-1. Un minuto e mezzo bastano per fare la conoscenza di Marco Branca, rovesciata e gol del 5-1. E infatti passano appena 4 minuti e l'Inter va al raddoppio. È sempre Carlos ad ispirarlo, bella la punizione che Branca di nuca corregge in rete per il 2-0. Facile passaggio del turno anche per l'Inter dopo il 3-0 conquistato in terra di Francia. Bella la combinazione Zanetti-Branca. Il Piacenza, la voce di Bortolo Mutti, recita il mea culpa. Hodgson gonfia il petto e si proietta sull'infuocato ottobre che l'attende. Che anche un debole rasoterra di Branca riesce ad infilare quattro gambe, quelle di Baldini e di Taglialatela. Da Moriero a Sartor a Branca, la cui battuta è estremamente precisa. Di Branca su collaborazione di Moriero.